Questa matita è un HB o una H, non è molto adatta per il tipo di disegni che stiamo facendo noi, però per costruire l'abbozzo iniziale va bene. È una matita che non ha un tratto molto scuro, quindi diciamo che per fare l'eidotipo, il contorno, diciamo, di ciò che dobbiamo disegnare va più che bene. Possiamo tranquillamente utilizzarla. Anche per il tratteggio delle zone, diciamo, più scure. Facciamo una nuova composizione. Stavolta abbiamo messo una cravatta e un papillon. La particolarità è che questi tessuti sono particolarmente semilucidi e quindi le ombre sono meno sfumate, quelle tra le zone in ombra e le zone e luminose. Questo effetto, questo passaggio tenue tra le zone in ombra e le zone in luce, rende la lucidità del tessuto. E abbiamo messo un temperino che è in metallo e quindi esalta ancora di più quelle che sono i contrasti tra le zone in ombra e le zone in luce, in linea, diciamo, con il tessuto che abbiamo utilizzato. E niente, iniziamo e vi auguro la buona visione. Utilizzeremo la matita che abbiamo trovato. Qui abbiamo un piccolo problema. Dobbiamo creare queste piccole luci che praticamente corrispondono all'incirca ai fori circolari che qui non si vedono. Magari li vediamo qua dalla foto reale, vedete? Si crea quest'ombra particolare che
fuoriesce dai fori laterali del temperino. E rendere questi fori in mezzo a tutto questo nero dell'ombra non è una cosa semplice, perché magari la matita ti scappa un pochettino di mano e quindi se ne va dentro i buchi, insomma, li annerisce, ecco, quindi mi crea delle problematiche. E allora in questo caso deve venire in aiuto la gomma, ma non è solo la gomma a dover venire in aiuto, perché se io per quanto io possa appuntire la gomma pane, quando vado a sfumare la sfumatura, come vedete, non è uniforme, cioè mi lascia troppo bianco e quindi mi dà un effetto non tanto sfumato come vorrei. Vedete, ci sono delle zone bianche che sono troppo bianche, eccetera, eccetera. Allora, a questo punto ci vuole una matita che sia un pochettino più duretta, quindi dobbiamo andare sulla nostra amica, quella che abbiamo trovato. E gli passiamo un pochettino li anneriamo un poco andandoci a sfumare. E questo, diciamo, che mi darà la possibilità di poter controllare di più il tratto, perché la matita è più dura.